Radio Radicale, siamo col Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Dario Parrini, del Partito Democratico, per parlare con lui del Green Pass. Dopo una settimana di scontri che abbiamo visto la scorsa settimana alla Camera, il Governo sta varando un nuovo decreto dove verranno estesi gli obblighi anche le multe. Il ministro Giorgetti si è detto favorevole all'introduzione del Green Pass e su questo molti hanno visto uno scontro sotterraneo nella Lega. Allora, volevo chiedere un po' che cosa pensa di quello che è successo, anche alla luce delle polemiche che affiorano anche sulla Lega per un convegno che ci sarà anche qui nei prossimi giorni. Mi pare che nella Lega ci sia uno smottamento, Ho due linee. una forte divisione tra uno smottamento di credibilità, perché c'è una forte divisione tra due posizioni differenti. C'è chi organizza convegni Novax molto gravi, dove ci sono ciarlatani che sparano fake news, e purtroppo questi convegni sono portati dentro la sede del Senato e credo che questo sia un fatto estremamente preoccupante. E poi mi pare ci sia invece anche un'ala di partito che sta facendo dichiarazioni di responsabilità. Non a caso sono le persone che stanno nel governo, o in quello regionale come Zaia o nel governo nazionale come Giorgetti. Bene che la linea di responsabilità sia presente all'interno del partito della Lega, però io credo che questa contraddizione sia un grosso problema per il paese, visto che la Lega è uno dei principali partiti di governo, e credo che questa contraddizione, questa incoerenza vada il più possibile e il più rapidamente possibile sciolta. Senta, perché ritiene negazionista questo convegno che è stato organizzato qui? Che diciamo, difendeva la tesi secondo la quale il Covid può essere curato con le cure, diciamo, domiciliari a casa senza ospedalizzazione. Ma innanzitutto perché, come hanno dimostrato in molti, è totalmente antiscientifico e quindi sostiene come vere cose che non lo sono, come provate cose che non sono provate, come risolutive cure che insomma, non hanno nessuna documentazione d'appoggio e tutte quelle verifiche che di norma servono per poter dire che una terapia è degna di essere chiamata tale. È evidente che se si fa passare il messaggio che è facilissimo curare il Covid, che basta insomma, no? Prendere qualche farmaco per uscirne senza danni, si disincentiva la vaccinazione e oggi tutto l'Italia può permettersi tranne che di veder disincentivata la vaccinazione. La risposta alla pandemia, a questa, ma a praticamente tutte le pandemie della storia, sono i vaccini. E chi dice il contrario inquina la discussione ed è molto pericoloso. Pensa che la posizione assunta da Giorgetti spegnerà ogni forma di polemica? Io vedo in crescente imbarazzo larghi settori della Lega perché i dati, mi pare, diffusi da Ipsos, secondo cui il 70% dell'elettorato della Lega è per l'estensione del Green Pass e per l'obbligo vaccinale. Sono dati di fronte ai quali nessuno può chiudere gli occhi, anche i settori più radicalmente Novax della Lega. Capisco che non è facile cambiare registro dopo che queste modalità tossiche di propaganda sono state ampiamente utilizzate, soprattutto sui social, per alimentare disinformazioni, complottismi, attacchi scomposti, però è veramente l'ora di farla finita, perché in ballo c'è la salute di milioni di persone e la possibilità per la nostra economia di affrontare l'autunno senza dover interrompere il processo di ripresa in atto e senza le pesanti ricadute che ci hanno accompagnato nello scorso autunno-inverno e nella primavera del 2020.
Un'ultima cosa, se dovesse fare un raffronto tra quello che succede da noi e il Regno Unito, cosa direbbe? Dove praticamente hanno liberalizzato quasi tutto. Ma direi che Johnson ha compiuto dall'inizio della pandemia molti, molti errori, ha fatto anche qualcosa bene. L'impostazione della campagna vaccinale è stata molto diversa dalla nostra. Trovo tuttavia questa decisione sul Green Pass sconcertante e trovo che il numero di contagi giornalieri che il paese ha, adesso non ricordo esattamente il numero, ma molto più alto del nostro, sia un rischio da non correre. Bene, la ringrazio. Grazie a Dario Grazie Parrini, Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, del Partito Democratico.